Fratelli e sorelle del Signore, che Dio ci dia pace in questo giorno santo. Il valore esortativo dell'esperienza di San Francesco, il presepio, è universale. In questo giorno il Papa stesso ci ha raccomandato di decifrare il contenuto del presepe che a noi è giunto attraverso il linguaggio volutamente semplice di San Francesco. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. Così il Papa. Nella narrazione della vita prima del Celano, il grande biografo di San Francesco, si dice che tre verbi sono fondamentali per cogliere il senso del Natale di Gesù: muoversi, accogliere e farsi carico degli altri. Come è noto, nel 1223, cioè 3 anni prima della sua gloriosa morte, San Francesco volle fare esperienza diretta della sofferenza e della fatica di Dio che era venuto a incarnarsi. Se ne partì da Assisi insieme con il popolo, si mise in cammino. A Giovanni, suo amico e signore di Greccio, aveva chiesto di accogliere. Cosa vuoi che vada a fare a casa mia? Accogli. Poi un popolo sempre più numeroso, Francesco, povero e scalzo, raccontando a tutti che era possibile vedere Gesù, passa nella valle umbra raccogliendo sempre un maggior numero di pellegrini che insieme con lui vanno a Greccio, allora un piccolo villaggio. Il poverello si preoccupa di dire che se vuoi fare il Natale, Aretino caro, bisogna muoversi. La città soffre di un immobilismo in cui perfino il nome santo del Natale ci si dimentica che è il Natale di Gesù. Bisogna mettere lui ancora davanti a tutto, Gesù. Lo capirono, sì, lo capirono in pochi veramente, 2000 anni fa. Non lo capirono i sacerdoti e i capi popolo di Israele. Non se ne accorsero neppure. Non arrivò a Roma, all'imperatore, l'idea che Dio era venuto in mezzo al popolo. Lo capirono però i pastori, i servi pastori di Bezzaur, che non avevano granché, erano proprio poveri, ma avevano una ricchezza che io auguro a me stesso e a tutti voi di recuperare: la voce di ascoltare gli angeli.
si mettono in cammino, si muovono i pastori a incontrare Dio. I segni furono pochi e poveri. La voce degli angeli, che chi era disponibile poteva ascoltare, anche oggi è possibile, e una stella. Chiediamoci nel frastuono che si agita intorno alla festa di Natale, dimenticando che è il Natale di Gesù, siamo capaci di scrutare le stelle, che vuol dire molto di più che guardare in cielo, vuol dire fare un'opera di introspezione, cioè pensare, giudicare e pensare. Andare al presepio è una scelta simbolica, ricca di significato. Quando arrivarono a Greccio, San Francesco dice alla gente: ognuno faccia il suo. È il 20° capitolo della Vita Prima di Celano. Ai frati chiese di far da angeli, una bella provocazione a tutti noi religiosi. Ci fa pensare se siamo capaci solo di cantare oppure di far da angeli. Al prete chiese di dire la messa. Lui, precisa il Celano, che era diacono, cantò il Vangelo. E a tutti gli altri chiese di fare ciascuno la propria parte. Questo giorno di Natale è un'occasione speciale perché ciascuno pensi alla sua vita, alla sua vocazione personale. Sei stato chiamato al matrimonio? La stai facendo, famiglia? Sei stato chiamato al servizio del bene comune dentro la città, dentro la realtà dove lavori? Sei stato chiamato al sacerdozio, alla missione? Ognuno faccia il suo, in perfetta sintonia con gli altri. L'esperienza che fecero gli umbri in quel lontano anno di grazia fu d'essere il popolo di Dio, d'essere un popolo. C'è un'altra pagina del Celano che riguarda direttamente un non presepio nella nostra città. Venne Francesco, povero e cencioso, con una fama di essere portatore di idee nuove. Pensarono che non fosse prudente. Che parola che ricorre tante volte nei nostri giri. Non fosse prudente farlo entrare in città. Una famigliola da poco accorse Francesco e frate Silvestro, che era con lui, al Pionta.
Sul Far della Sera Francesco si mette in finestra, guarda le nostre bellissime mura. Chi avesse voglia di vedere con gli occhi medievali Arezzo incantata, guardi la raffigurazione che Piero della Francesca ci ha lasciato. Guarda le nostre mura e vede sopra le mura un, parola toscana, un diavolerio. C'era su Arezzo un giro di diavoli che faceva una festa ridendosene di tutti gli aretini. Frate Francesco, vedete ancora il verbo del presepio, si mosse. Disse a frate Silvestro di andare a Porta San Laurentino e di comandare ai diavoli di andarsene. Basta poco, sai, basta un Padre Nostro. Non occorrono cose strane per far fuggire il male. Basta poco. Chiamare Dio Padre è efficacissimo. Con grande meraviglia frate Silvestro si rende conto di una cosa straordinaria. I diavoli sì, se ne erano subito andati, ma la cosa più straordinaria, dice ancora il Celano, è che gli aretini si resero conto che leticando si campa, ma se per caso si va d'accordo tutti, è una meraviglia, perché questa città può diventare un pezzo di paradiso. È il Natale del Signore, la nostra città che è frantumata ha bisogno di recuperare la vicendevole vicinanza. Occorre uscire dalla contrapposizione, dall'odio qualche volta. Occorre farci carico degli altri, ritrovare il gusto del bene comune. Quanto in tempi remoti, sette strade portavano in Piazza Grande e al suono della campana del comune, la più alta torre della città a quell'epoca, tutti i capi famiglia andavano in piazza e non c'era decisione che non si portasse avanti con il consenso della maggioranza. Essere espressione di popolo. Il tempo che stiamo vivendo ci fa scorgere che ci sono movimenti di popolo che non si sentono rappresentati, che dicono: pensiamo al bene comune. Noi stamani siamo venuti in chiesa chiedendo a Dio di convertire il nostro cuore di pietra, perché torni per Natale, a partire dal Natale, a essere un cuore capace d'amare, capace di rispettarci vicendevolmente in semplicità e tranquillità. La chiesa di San Donato torna ad avere il gusto di, o il dovere, di rimettere insieme, ve lo ricordate, quel calice rotto del nostro patrono, che è la città. In ogni epoca ha bisogno di essere rimessa insieme,
i cocci rimessi insieme dalla preghiera di San Donato e dall'opera dei cristiani. Tocca a noi fare la parte nostra, allora sì che per esempio sarà quello di Gesù, il Natale di Lui, sia la fonte del nostro rinnovato impegno, della nostra voglia di misurarci con la grazia di Dio che arriva su tutti noi e ci dà bella prospettiva. Dio ci vuole bene, ci ha dato il suo Vangelo perché si riesca a viverlo facendo la pace, vivendo la pace, vivendola nella dimensione personale, pace con Dio, pace con se stessi. Quanta gente che capita che non riesce a uscire dall'ansia. Dio ti ama, stai tranquillo, pace con gli altri. Possibile che dentro le famiglie il giorno di Natale è un'occasione propizia per pensare, dentro le famiglie fare pace. Fare pace col lavoro che manca ma potrebbe ben essere promosso ancora in questa città. Fare pace con la natura, la creazione che ci circonda. La nostra è una città bellissima, in una valle incantata. Tocca a noi, scrutando le stelle, cioè con un pensiero alto, tornare a essere operatori di pace, miti e solerti verso chi è nel bisogno.